Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Siamo qui al terzo e ultimo giorno di questa Play, di questo Play 2022. Ormai, come sempre, dico in setta, a questo punto siamo agli sgoccioli, rimane poca voce, poca energia, ma ancora tanta soddisfazione in questo caso. Nonostante sia domenica e sia il terzo giorno, c'è ancora un sacco di gente, ormai la giornata, siamo nel pomeriggio, siamo al momento tranquillo del dopo pranzo. Però la gente è ancora tanta e le attività negli stand sono ancora assolutamente ferventi. Potete vedere il nostro stand alle spalle, Araldi GGM, che infatti in questo momento è straborda di persone che stanno portando avanti attività. Avete visto, non so se riuscite a notare, abbiamo tutte le persone che sono impegnate in questo caso con corsi di pittura, quindi chi vuole affinare, chi vuole imparare da zero, qui trova pane per i suoi denti. Abbiamo poi, potete sbirciare, la pancia di Paesiello, se l'ha già portata di casa, non è ingrassato durante la play in questo caso, ma l'ha portata a casa. Vedete che ci sono i tavoli, in questo caso di Martelli da Guerra, quindi Warhammer Fantasy Roleplay, dove si sta giocando. Gli unici fermi al momento, ma sono in pausa, sono i tavoli da Intro Game e da Mega Generali Galattici. Lo stand, come vedete, è più grande, è stato fuso con il Bivacco Vicenza. Gli amici del Bivacco andremo tra poco poi a salutarli. E guardate, c'è un capezzolo di Huge, credo. Vabbè. Noi andiamo a salutare gli amici che abbiamo intorno, facciamo questo giro per la play e arriviamo ovviamente al Galactus Ciampino, perché gli amici in questo caso, anzi mi avvicino al signor Galactus Ciampino, detto anche Mauro il Canavese con la bella Erika. È un'istituzione al Modena Play il nostro Mauro con il Galactus Ciampino, anche perché ovviamente porta il Warhammer, e anche con sempre questa bellissima cosa che è l'unico che io conosca in Italia che permette di ravanare nei bits e acquistare pezzi o modelli anche introvabili. Dici di più, Mauro, di questa fiera. Sì, beh, allora intanto è domenica sera, quindi io ho le forze e la capacità. Pomeriggio. Per me è, facciamo finta che è sera, così mi sento un po' meglio. Ho le capacità cerebrali di un colibri morto. Però la fiera è sempre bellissima, il Modena Play è sempre una figata, è sempre la mia fiera preferita in assoluto. Le cose sono favolose, Francesco Benassi è un bell'uomo e tante altre cose che possiamo dire a noi stessi per arrivare a fine giornata. Uomo di buon gusto, lei. Grazie. Comunque sappiate che dopo questa premessa, questo è l'ultimo anno che il Galactus Ciampino parteciperà al Modena Play. Come mai? Perché cambieremo nome! Perché dall'anno prossimo saremo con un nuovo nome, una nuova location, peraltro a Ciampino sempre, ma ci sposteremo lievemente, faremo una piccola rivoluzione in negozio su cui vi terremo aggiornati, quindi se seguite la pagina di Galactus Ciampino, che a breve non si chiamerà più così, vedrete le novità in arrivo. Un'indiscrezione, ci sarà ancora Ciampino nel nome? Non ci sarà più Ciampino nel nome, perché we're going international, baby, e quindi... ci leviamo da questo gretto provincialismo con il nome, ma saremo una cosa molto più internazionale. Grazie Mauro, grazie, e buona serata. Ciao. Ciao. Noi intanto qui qualche pupazzo pare che Paesello l'abbia lasciato. Comunque, gente, che applausi, ci sono premiazioni, come vi dicevo le attività sono assolutamente ferventi in questo Modena Play, in questa play, scusate, non si chiama più Modena Play, mi autocensuro in questo momento. Quindi noi andiamo avanti, tra poco passeremo anche al Bivacco Vicenza a salutare gli amici del Bivacco, intanto sono in giro a divertirsi, giustamente, molto bene. Intanto, prima di arrivare al vostro stand, che è mai gemellato col nostro, perché siamo qui già belli mischiati, no? Sì, esatto. Come è andata fino ad oggi? Siamo sopravvissuti. È stata bellissima, caldissima, sfiancante, ma è bella, bellissima. La quando è calda un po' ci piace. Esatto, calda e bagnata. Il problema è che sei tu caldo e bagnato, peccato a me. Scusa, non è una bella esperienza. Se ti piace, però, approfitta. È morbido. Cosa avete fatto al bivacco? Ce lo dici tra poco, quindi adesso facciamo il giro, ci vediamo di là. Faccio un paio di cose e poi a dopo. Noi continuiamo il nostro giro. Tenete conto che in questo momento vi stiamo mostrando solo e soltanto il padiglione B. Abbiamo il padiglione A, abbiamo il padiglione C, abbiamo l'esterno, questa fiera, questa Modena, questa Play 2022 è sconfinata, ragazzi, c'è veramente di tutto. E ricordo che noi amiamo promuovere questa fiera
perché è una fiera che è nata dai giocatori per i giocatori. È quella che amiamo dire sia rimasta, a nostro avviso, di quelle che abbiamo provato. Ovviamente, se ne conoscete altre così, invitateci assolutamente a provarle. Una fiera poco commerciale. È stato divertente sentire cosa posso comprare al vostro stand e sentire persone che rispondevano nulla, possono giocare e divertirti con noi. Questo è un po' l'anima, lo spirito della fiera. Ovviamente ci sono persone che vendono, anche privati, che hanno gli stand in cui scambiano, comprano e vendono ovviamente di tutto, quindi dai manuali che siano, da se giochi da tavolo, tutto e quant'altro. Abbiamo un sacco di ludoteche, dai famosi, dalla famosa Tana del Goblin, ma abbiamo anche tante altre. Quest'anno si sono sprecati anche i giochi scientifici, abbiamo veramente gruppi di ricercatori, quindi potremmo dire scienziati veri e propri, che hanno sviluppato dei giochi da tavolo in questo caso e li hanno portati qui alla Play e li hanno messi a disposizione sia per provarli e poi se il gradimento portava all'acquisto, tanto meglio, ma anche no. Abbiamo poi avuto, sicuramente dimenticherò qualcosa, ma voi potete ovviare la mia dimenticanza andando sul sito ufficiale della Play 2022 e vedere tutte le persone, anche sui social, quelle che c'erano, cosa hanno fatto, così vedete molto di più di quel poco che riusciremo a mostrarvi noi, sia nelle dirette che abbiamo fatto anche con il buongiornissimo paesiellissimo e con ovviamente questi video che, come vedete, siamo a spasso per la fiera e stiamo vedendo insieme. Per esempio, ci sono i vari gruppi LARP all'esterno, in questo caso, quindi non li vedete in questo padiglione, che mettevano a disposizione le loro competenze anche di scherma, quindi dando ovviamente diverse armi e improvvisavano dei mini tornei, mini lezioni. Poi ovviamente, se avete la fortuna, venendo qui in fiera, di trovare dei gruppi vicino alla vostra zona, ovviamente lì la cosa bella è che potete unirvi e portare avanti le vostre passioni o cominciare a esplorare le vostre passioni attraverso questi gruppi di appassionati. Vedete, noi stiamo scorrendo la fiera in questo caso perché è enorme, c'è veramente tanta tanta roba, di tutto e di più. Veramente, ecco, la cosa bella è che ce n'è per tutti i gusti. Noi non siamo riusciti nemmeno, io francamente ho fatto veramente fatica a allontanarmi dallo stand anche per i vari impegni, ovviamente per essere qui per voi insieme a tutti gli amici della guida e gli amici ovviamente in questo caso degli Araldi, con Nicolas, Angelo, Rusto, Lancioni, Alice, Giovanni, non riuscirò mai a ricordarli tutti e a menzionarli quanto dovrei, quindi li saluto qui, ciao a tutti direttamente. Vedete, tavoli di persone che giocano, attento al cane, e c'è anche i cani. Anche un'altra cosa, se avete amici pelosi, perché qualcuno diceva che ha difficoltà a trovare il dog sitter per venire qui alla Play, sappiate che è dog friendly, quindi ovviamente portando tutto il necessario, come gli amici cinofili già sanno, potete portare anche i vostri amici pelosi direttamente qui alla Play, quindi potete passare a divertirsi anche loro, insomma. Vedete, veramente c'è addirittura giochi su Shakespeare, qualsiasi sia la vostra passione, alla Play troverete soddisfazione in questo caso. Ok? Noi stiamo mostrando solo una piccola parte, come dicevo, questo è soltanto il padiglione B. Vedete, qui c'è anche una mappa con un messaggio: laboratorio che rabbia cornabicorna, prenotazioni stand Bavarini. E fuori ci sono, vedete, di fronte abbiamo altri stand, c'è tutto un esterno, c'è tutto un mondo qua fuori. Adesso facciamo, anzi, solo per voi, facciamo una deviazione dalla rotta uscendo fuori e ci avviciniamo a questa tenso struttura. E qui sono solitamente, in questo stand, da memoria, ci sono, a parte tutta roba della Lego, vedete, quindi giochi da tavolo, pezzi della Lego, sono anche gli inventori, cioè sono persone qui che inventano giochi e li sviluppano. Qui sui tavoli potete vedere cose strane, cose molto interessanti. Io francamente sto girando oggi per la prima volta perché gli impegni sono stati veramente tantissimi, le energie poche, però vedete, c'è veramente di tutto. Qui abbiamo addirittura uno stand Dungeons and Dragons, quindi per i famosi appassionati del famoso gioco di ruolo Dungeons and Dragons, che hanno uno stand solo per loro. Ovviamente addirittura c'è anche delle chicche come il Monopoly D&D, la versione del Monopoly, perché il Monopoly da anni crea versioni. La taverna del Gergoglio, Hero Quest, abbiamo anche qui
dal Kickstarter direttamente. Avete qui fatta come una taverna, avete, ci addentriamo con voi, qui c'è la parte di pittura delle miniature che noi ovviamente non conosciamo. Ci addentriamo qui, vedete, uno dei giochi a tavolo più famosi dagli anni 80 in avanti. Questo sembra essere, tra tutti, cose anche strane, come un centro sportivo italiano che permette di giocare. Quindi abbiamo, come detto, diversi gruppi di ludoteche che portano ovviamente tutti i loro giochi, oltre a mettervi ovviamente in vendita quelli che sono i giochi a prezzo fiera, quindi c'è anche la possibilità di fare grossi affari, meglio ancora che l'online. Quindi veramente so che ormai sembro un marchettaro, anche perché lo sono di fatto e ci piace esserlo, avere la GGM, fare le marchette, ma questo è fotonico, con le trottole che vanno sulla pista tridimensionale su più livelli, è geniale. E dicevo, vale la pena questa fiera di Modena? Assolutamente sì. Ah, ecco qui, giusto quello di cui parlavo prima, vedete, scherma fantasy medievale, vedete che c'è proprio la gabbia in questo caso, con le persone che poi semenano direttamente. Qui siamo in esterna, come detto prima, ci sono tutti i gruppi di giochi anche molto particolari, giochi di ingegno, potete mettervi veramente alla prova con voi stessi. Alla nostra destra, a favore di telecamera, abbiamo i vari gruppi LARP, anche qui, oltre che vendita ovviamente di accessori per gli stessi. Trovate veramente anche giochi molto interessanti, che propongono attività veramente interessanti. A sinistra, dove è la taverna del Moncio, dove sono tenute le già due versioni, oggi sarà la terza, del Beer Painting. Qui siamo poi nell'area ristoro, diciamo così. Qui anche per quanto riguarda il cibo ce n'è veramente per tutti i gusti, dagli amanti della cucina asiatica, gli arrosticini, hamburger, piadine, gnocchi, cucina toscana. Non riesco neanche a dirvele tutte, forse fate prima a vederle direttamente attraverso il nostro occhio elettronico. E oltre che da bere, perché avete visto, siamo passati, forse ve l'avevamo già detto, quindi molti di voi sono stati attenti, sanno che c'è la Tana dell'Elfo con birre, liquori e sidro. Sidro che è finito, devo dire, piuttosto velocemente quest'anno. Sarà stato anche complice il gran caldo. Amo un sidro che mi è piaciuto in particolare, ci tengo a dirlo, Fragole Lime, che purtroppo è andato finito già il primo giorno, proprio perché era particolarmente buono. Qui entriamo, altro padiglione ancora, dovrebbe essere il padiglione C, se non ricordo male, la parte dello storico. E qui siamo a metà del padiglione, siamo proprio al centro del padiglione. Abbiamo sia al lato destro che al lato sinistro. Guarda che veramente spettacolo questi! Quel drago meccanizzato da montare. Veramente sono cose meravigliose, ragazzi, meravigliose, ma potete vederlo direttamente con i vostri occhi. Al di là di ciò che vi posso raccontare, qui mi sa che siamo tornati al nostro... No, padiglione A questo. Questo è il padiglione A. E vedo gli amici della P-Work War Games, che salutiamo con affetto. Qui pieno gioco da tavolo e gioco di ruolo, anche qui vedete qui la P-Work, per chi non conosce, quei pochi che ancora immagino non conoscano la P-Work War Games. Abbiamo tutti accessori, dagli scenici ai mat, e accessori appunto per gioco, per giocare, per i vostri tavoli da gioco. E poi abbiamo il gioco di ruolo steampunk di Vulcania, anche questo molti di voi già lo conosceranno. Poi abbiamo cose più o meno conosciute, più o meno nuove, a seconda del veramente. Qui infatti il consiglio che do, dato anche ai miei amici intimi e personali, è di non fare un giorno solo la play, perché non ce la si fa a girarla tutta e a godersela come si dovrebbe. Almeno secondo me ci vorrebbero due giorni. Consiglio francamente, dipende poi anche dall'obiettivo, se volete godervi la fiera giocando e conoscendo cose nuove, un paio di giorni sono secondo me l'ideale. Un venerdì che di solito è abbastanza tranquillo, c'è proprio ancora quel fresco, quella voglia di, insomma, c'è solo l'energia, ancora c'è la voce. Il sabato, perché è il delirio. Qui abbiamo un certo Porfidia selvaggio. Vedete che sta, adesso non lo disturbiamo, sta intrattenendo ovviamente i suoi fan. Tanto è raro trovare Porfidia, perché quest'anno il malandrino non è stato in uno stand solo, ma era presente in 5 o 6 stand contemporaneamente, perché ovviamente, come già abbiamo raccontato, collabora con diverse case, diverse aziende,
con le sue, mettendo a disposizione le sue abilità artistiche, e quindi ovviamente è dura trovarlo. Quindi intanto ci guardiamo intorno, vedete, qui abbiamo stand con Lidbro Games, abbiamo di tutto, veramente di più, anche qui ce n'è per tutti i gusti. La cosa bella è che anche persone scettiche, quindi ovviamente noi che siamo già appassionati, siamo già malati di questo mondo, potremmo dire siamo i famosi nerd di questa fiera, ovviamente troviamo e apprezziamo sempre cose nuove, ma questo ve lo posso dire anche per chi viene in fiera per la prima volta, accompagnato magari appunto da questi famosi amici nerd eccetera eccetera, solitamente se ne va con un ottimo ricordo della fiera stessa e con la voglia di tornare. Lo dicevo, secondo me almeno 2 giorni sono da fare in fiera, se potete permettervelo con gli impegni, col tempo anche 3 non sarebbe male. Qui vediamo le illustrazioni del nostro Fabio, prego prego, ci mancherebbe. Ok, qui sta firmando, adesso quel volume avrà triplicato probabilmente il valore. Guardate che bello, Yaga, Persephone X, dopo Tutankhamon, Emraya, sono solo alcuni dei titoli che il nostro maestro ha disegnato, ha illustrato in questo caso. Leggiamo Registrum, le 49 chiavi, che sono quelle del frigorifero di Paesiello. Questo ve lo ricordate, ne parlammo l'anno scorso, Rain. Illustrato anche qui, sia con le mappe, sia con quanto riguarda tutta la parte anche che vedete qui dal nostro Fabio. Qui la fila aumenta, quindi ho saluto a distanza Fabio, che finalmente abbiamo trovato in quale stand sia dei tanti stand con cui collabora. Non ti chiedo com'è andata perché ti vedo troppo sobrio rispetto agli anni scorsi. Dov'è la mia birra? Potremmo fare un giro e portartela.